siamo in una situazione sempre di emergenza, perché lo vediamo in questa società, è una società che va avanti tecnologicamente, la scienza, tutto perfetto, ma rimane sempre indietro il più debole. E io credo che dobbiamo veramente svegliarci, perché una società che lascia indietro i più deboli, l'emarginato, chi si ritrova, ecco, nel disagio, nella difficoltà, nell'aver anche imboccato la strada sbagliata, ecco, è giusto che dobbiamo dare la possibilità di rivedere e di rimboccare la giusta strada, ma anche chi aveva tutto ha perso, chi la famiglia, ecco, chi ha commesso anche un errore nell'alcol, nella droga, in ogni dramma, nel gioco, anche il gioco d'azzardo o gioco anche che ora si chiama bingo o pongo lì, tutti questi giochi che se ne vanno lì, ma ecco, pensando di avere la fortuna e poi invece perdono tutto, perdono anche la famiglia, i figli, perché la casa non si può mantenere più, ogni cosa. Allora, o chi aveva il lavoro? Chi aveva il lavoro e perde tutto, ma abbiamo anche chi viene da lontano, chi viene anche dal mare, questo mare che è veramente grande, generoso, è un mare che accoglie tutti, questo è vero, ma se noi non ci svegliamo, ecco, tanti invece muoiono nell'indifferenza, non solo nelle nostre città, ecco, nei nostri paesi, ma muoiono anche nel mare, perché tutti, ecco, pensiamo ad altro, pensiamo a noi stessi. E allora io credo che invece, come questi gesti che continuano, perché il paese di Aspra, che non a caso derivano dai pescatori, ecco, siete pescatori, ma il Signore proprio disse questo: vi farò pescatori di uomini, e voi, ecco, state pescando i poveri. San Francesco, quando gli chiedevano: ma come puoi fare a aiutare tanti poveri, tutti questi poveri, questi emarginati, e lui diceva: una pietra dopo l'altra in alto arriveremo. Madre Teresa di Calcutta, quando lei, ecco, la volevano scoraggiare con una frase del genere: ma non puoi risolvere tutti i problemi del mondo, non puoi risolvere, e lei rispondeva: io sono una goccia, tutti siamo una goccia. E allora possiamo rispondere a un mondo di indifferenza, di egoismo, ecco, e di tutto quello che vediamo e sappiamo ogni giorno. Si può amare, si può donare, e se non si dona, se non ci apriamo al nostro prossimo, la vita sarà sempre più triste, sarà deludente. E allora siamo fatti per amare, per donare, questo e soprattutto a questi bambini. Diamo un futuro sempre migliore. Loro saranno il futuro, loro sono la speranza, loro miglioreranno questa società. Con Biagio Conte sono stati vari incontri nell'anno. È dal 92-93 che viene fatta questa raccolta, noi la chiamiamo una barca di aiuto, una barca di solidarietà, quindi mettiamo con l'associazione comunità a Aspra Marinara, abbiamo scelto negli ultimi anni di farlo sopra la barca per indicare sia il fatto che Aspra è una comunità marinara, quindi i pescatori, e la barca di speranza, come diceva benissimo Biagio Conte, la speranza per chi non ha nulla.